Tre candidati di gentleman dell'anno, cosa si prova? Ma si prova tantissima emozione, perché significa che oltre allo sport c'è qualcos'altro. Cosa pensi di aver portato tu nella pallavolo e nel mondo dello sport? Ma intanto un po' di colore e poi magari un messaggio positivo, che le nuove generazioni stanno cambiando e hanno qualcosa di diverso, insomma, da dare. Una portabandiera in quelli che sono comunque i valori legati appunto all'integrazione, questo ruolo di ambasciatrice ti dà qualcosa in più anche rispetto ad altre tue colleghe? Ah, sicuramente una carica in più, perché significa che tante ragazzine e tanti ragazzini vedono in me magari qualcosa in cui loro potrebbero aspirare o sperare di, insomma, di farsi valere come magari sto cercando di fare io, ecco. Al di fuori comunque di te stessa, insomma, nel tuo caso, premio gentleman, tu rispetto agli altri due tuoi avversari, a chi l'avresti dato? Ma non lo so, io non lo so, diciamo che tutti quelli che hanno votato avranno avuto i loro buoni motivi, per cui non so, io mi sarei votata. E perché ti saresti votata? Ma perché penso di dare un po' una ventata di aria fresca, insomma non si parla tanto di questi temi adesso, quindi nello sport soprattutto, per cui per quello. Grazie mille.